sentire la continuità di questo percorso. Quindi immaginando quel viaggio, ma come vi ho ricordato c'è un prima o dopo anche dal punto di vista del coinvolgimento dei ragazzi, delle scuole, quindi stiamo molto ragionando sul metodo. E sul metodo perché appunto la trasmissione della memoria, la costruzione della memoria dell'intera città deve essere curata ogni giorno. In particolare io credo che dobbiamo tutti essere particolarmente vigili ogni giorno, perché appunto come ci ricordano le mostre degli anni organizzate dalla Fondazione Musa della Shoah, sono poi i dettagli quotidiani, le avvisaglie quotidiane, quelle alle quali noi dobbiamo prestare la massima attenzione. Quindi per noi è un percorso sul quale siamo impegnati come assessorati, come appunto giunta, la sindaca in primis, ogni giorno perché crediamo che quel mai più debba essere un impegno quotidiano, quindi non possiamo lasciarla alla ritualità di soltanto alcune occasioni. Quindi per questo ci sono molte collaborazioni in corso con la comunità, con la fondazione, con l'Associazione Nazionale degli Ex Deportati, molte azioni che noi facciamo proprio per evitare tutte le forme di discriminazione sul nostro territorio, c'è un'attenzione su questo quotidiano. Abbiamo, come ricordava la sindaca, anche diciamo, cercato di innovare, di porci il problema di come continueremo negli anni a trasmettere questa memoria. Quindi i ragazzi che hanno partecipato al viaggio l'anno scorso hanno fatto poi un percorso e quest'anno alcuni di loro che sono coinvolti in questo progetto testimoni, testimoni verranno di nuovo con noi. Lo diciamo perché appunto la settimana scorsa abbiamo fatto l'incontro preparatorio con tutti i ragazzi che verranno e noi quello che chiediamo loro è un impegno non soltanto a partecipare al viaggio, ma anche un impegno successivo. Perché guardate, noi da quello che stiamo vedendo, insomma, nelle nostre scuole, anche c'è una grande potenzialità che inespressa anche dei ragazzi, noi ci dovremmo veramente mettere al loro servizio per permettere loro veramente di partecipare quotidianamente alla vita di questa nostra città. Questo è l'impegno che stiamo portando avanti, lo facciamo chiaramente in collaborazione con tanti e penso che questo aver ripensato insieme le modalità del viaggio, averlo tradotto in un percorso, il fatto che questo faccia parte di una costellazione di iniziative, tra l'altro ci siamo già accordati per fare un ragionamento proprio sul metodo utilizzato anche nelle scuole per la trasmissione della memoria, perché noi non possiamo soltanto organizzare, dobbiamo anche porci il tema dell'efficacia, perché in questo modo creiamo veramente una memoria collettiva. E questo è il nostro impegno, io credo che vada un ringraziamento particolare veramente ai sopravvissuti che continuano ad accompagnare i ragazzi nella preparazione del viaggio. Guardate, il rapporto loro diretto, Sami Modiano, insomma, appunto l'ultima volta la settimana scorsa, il rapporto loro diretto con i ragazzi è veramente un dono prezioso che va, veramente credo che dovremmo tutti ringraziarli perché è un impegno che loro portano avanti. Sono davvero un esempio per tutti noi. Grazie.